Ciao, sono Giovanni Villani di Letture Metropolitane. Il video che hai scelto sta per iniziare, ma prima ti invito a iscriverti a questo canale, attivare, se vuoi, la campanella, ma soprattutto a farci sapere nei commenti quale talk vuoi vedere prossimamente, in modo da poterlo montare e pubblicare nel più breve tempo possibile. Puoi scegliere tra i 18 incontri di questa 10ª edizione. Inoltre, trovi già moltissimi panel e Lectio Magistralis delle passate edizioni. Ti auguro una buona visione. Ciao! Salve a tutti, ciao, grazie per essere qui, benvenuti al secondo talk di questa giornata. Un talk dalla lunghezza un pochino più grande rispetto agli altri, perché l'argomento era così interessante che abbiamo voluto coinvolgere un numero di ospiti importante, e quindi per dare tempo a tutti di parlare questo talk durerà un pochino più di un'ora, quindi voi sentitelo finché volete, poi quando vi annoiamo ve ne andate, ma secondo me non vi annoieremo. Allora, innanzitutto ci tengo a dirvi che questo talk, come tutti gli altri di ARF, dopo il festival sarà online sulle pagine di Letture Metropolitane di Giovanni Villani, e quindi lasciatemi prima di tutto dare il benvenuto a chi condurrà questo talk, che è la giornalista Fabrizia Ferrazzoli. Eccoci. Ciao a tutte, ciao a tutti. Ciao Fabrizia, ben arrivata. Ciao, grazie per questo invito. Beh, ma Fabrizia, diciamo che c'era dalla prima edizione dalla di ARF, prima ora proprio. Quindi ha fatto faceva 10 anni fa le prime riunioni con noi, abbiamo fatto un sacco di cose insieme, e poi la vita, i percorsi, a un certo punto Fabrizia era impegnatissima con tutte altre strade intraprese, finché abbiamo pensato per il decennale di ripartire. Tu ti sei voluto smarcare dal tema del femminile, hai detto affidiamolo a Fabrizia. Io Fabrizia, ci pensa lei. No, in realtà quando concepivamo la sala talk mi sembrava che potessi essere proprio la persona giusta per affrontare questo tema, per il modo in cui ti ho visto affrontare mille volte interviste e insomma, video, così. Oltretutto gli autori e le autrici che stavamo coinvolgendo erano tutti molto fabrizianti, nel senso che erano tutti nomi che sapevo che lei conosceva, che le piacevano, quindi tu eri proprio la persona giusta per fare questo talk. Lascio a te l'onore di presentare gli ospiti. Sì, certamente. Allora, mi sentite? Però scusate, okay. Un applauso a Olga. Un applauso a Olga, grazie. E un grande Olga. Applauso a tutta la regia lì su, che per questi 3 giorni cerca di fare il massimo per accontentarci tutti. E allora Fabrizia, a te l'onore di presentare questo talk, sì. Gli ospiti, e io vi auguro una buona visione. Femminile, sacro e sguardo maschile, abbiamo una platea diciamo ricca e degli ospiti secondo me perfettamente equilibrati. Partirei a chiamare le donne: Eleonora Caruso, che vedo qui, Ilaria Palleschi, dopodiché vedo Lorenzo Laneve, Alessandro Baronciani, Matilde Simoni, Jacopo Camagni, e stiamo aspettando Nicole Beltramini, che è su un treno, ma già sappiamo che è a Termini e sta arrivando, perché arriva direttamente da Milano questa mattina. Dunque io mi accomodo intanto, e siamo tantissimi, quindi non sarà semplicissimo riuscire a parlare ordinatamente, ma sarà ancora più bello riuscire magari anche a sovrapporsi, cioè se avete un'urgenza di comunicare qualcosa, comunicatelo. E il tema, come dicevamo, è insidioso, perché quando c'è il femminile c'è sempre un po' di insidioso quando si affronta sotto il punto di vista giornalistico, ma con autrici e autori cercheremo un po' di sciogliere questo quesito, che il titolo vuole proprio e dice femminile sacro e sguardo maschile, due mondi che si incontrano. Innanzitutto già questo femminile sacro nella donna, ma anche nell'uomo, credo possa creare un pochino di ansia da prestazione. Il femminile sacro è anche il divino femminile, l'energia creatrice, che di solito è sempre declinata al femminile, ma che è un'energia che dovrebbe far parte di ognuno di noi. C'è una letteratura vastissima
vastissima su questo campo, ma ormai c'è anche una letteratura vastissima nel femminile, punto, come personaggio nel fumetto, perché la donna, il personaggio femminile nei racconti, è declinata ormai in tantissimi modi. E qui tutto questo parterre di ospiti ci racconterà di questo femminile oggi nel 2024 e capiremo se c'è un incontro e se è necessario questo incontro anche. Guardo subito Jacopo Camagni perché lui con Nomen Omen, che è una saga fantasy che ha come protagonista una strega, sicuramente ha il personaggio che incarna di più il femminile sacro, per come lo raccontavo inizialmente. Okay, ciao Jacopo. Ciao a tutti. Sì, dunque allora, la mia serie Nomen Omen, che è edita in Italia da Panini, negli Stati Uniti da Image, è un urban fantasy innanzitutto, quindi è un fumetto contemporaneo che però parla di storie fantasy ambientate nel mondo, nel nostro mondo. Ha come protagonista questa ragazza Becky, che ha la curiosa sorte di nascere da una coppia di mamme lesbiche che durante un incidente all'inizio del volume vengono, come poterlo dire in maniera soft, ingravidate, diciamo, magicamente da una terza madre che è in punto di morte e che quindi passa a loro la gravidanza della figlia. Questo ha un suo perché durante la storia e fa sì che la nostra protagonista sia una strega che ha potere di vedere un mondo oltre la soglia fatto di storie incarnate e questo ci porta a toccare delle tematiche che parlano di famiglia, di com'è la famiglia, del ruolo della donna, dei suoi avi, di cosa vuol dire essere questa donna all'interno di un mondo fatto di figure importanti. Dal mio punto di vista e dal punto di vista anche di Marco Bucci, che è lo sceneggiatore, che con me è autore della serie, lo stimolo più grande era cercare di dare il nostro punto di vista, pur essendo due uomini, siamo entrambi gay e quindi abbiamo un occhio ancora differente da un uomo classico eterosessuale, credo, e al tempo stesso da una donna. Quindi abbiamo cercato in punta di piedi, con tutto il rispetto possibile e immaginabile, di toccare argomenti che non ci appartengono prettamente per definizione, ma di farlo innanzitutto come dovrebbero essere, secondo me, affrontati gli argomenti che non conosciamo, ovvero informandoci, parlando con persone che lo conoscono e poi dando il nostro punto di vista. Questo è quello che abbiamo cercato di fare. Quindi l'impulso creativo è sempre accompagnato, diciamo, dallo studio, dall'informazione e dal non voler. Cioè, io credo che al giorno d'oggi, oltre al discorso del femminile che stiamo toccando adesso, qualunque altro tipo di argomento una persona voglia trattare, che sia tematiche LGBT, che sia anche tematiche di, non so, afrodiscendenza, di qualunque cosa che non ci appartenga direttamente, secondo me si può raccontare anche non facendo parte di una certa comunità o non essendo in prima persona coinvolti. L'importante è farlo sempre con il rispetto, e il rispetto nasce da una conoscenza di quello di cui stiamo parlando, e la conoscenza lo fai parlando con le persone che ne fanno parte o che l'hanno vissuta sulla propria pelle. Tra l'altro, una cifra del lavoro di Jacopo e di Bucci, con questo fumetto è proprio anche inserire proprio il concetto di inclusività nell'ambito della scrittura e nell'ambito soprattutto di un fantasy, dove uno non si aspetta per convenzione la presenza di determinati sì, personaggi, di determinati elementi e appunto anche tutto questo sentimento. E sul discorso del femminile e del sentimento nel fumetto mi vorrei riagganciare più avanti, però vorrei anche passare dal sacro al dissacrante, dando la parola a Jacopo, sì, a Lorenzo e Matilde, perché loro in realtà hanno proposto già da qualche tempo fa una figura di un fumetto che si chiama Stefani delle Vignette, dove questa Stefani è un personaggio totalmente dissacrante, è, diciamo, la ragazza che non ti aspetti
romana di Roma, ed è un fumetto che è diventato virale, praticamente gli è esploso tra le mani. Lorenzo è lo sceneggiatore e Matilde è la disegnatrice. Raccontateci come è nato tutto questo, come vi è venuto in mente. Lorenzo. Vado io, vai tu. Inizi tu. Inizio io. Vai. Ma in realtà è molto poco ragionata la nascita di Stefani come personaggio, perché eravamo a settembre al mare a San Menaio, che è un paese di mare dove... Nasce dove... dall'osservazione della realtà, questo ci stai dicendo? No. Okay. Ma nasce dal... per citare Stefani, nasce dal voler sfaciolare, si dice a Roma. Sfaciolare. Lo sfaciolo. Traduci, perché magari sfaciolo, c'è qualcuno che non è romano. Lo sfaciolo è il voler... Come tu da esterna, come descriveresti lo sfaciolo? E perché? Ostica, eh? Ostica, sfaciolo. E possiamo chiedere... Allora, mi dicono, scusate, aspettate un attimo, ho visto che sta entrando una milanese, accogliamola con un applauso, Nicole Beltramini. Ben arrivata, puoi accomodarti. Nicole, sei arrivata nel momento in cui in un talk sul femminile si stava parlando di sfaciolare, quindi... Sfaciolare. Sì, cioè in romano sfaciolare. È proprio sfaciolare. Hai idea, Nicola, di che cosa voglia dire? Prendere una cosa è strano. Prendere una cosa e buttarla in caciara, appunto. Beh, anche buttarla in caciara non è... Avvicinate bene il microfono. Comunque, scusate, hai effettivamente ragione. Ci stiamo perdendo in delle chiacchiere che tolgono completamente la poesia. Sì. Stanno rovinando tutto Stiamo rovinando tutto. No, comunque nasce come parodia. Eravamo al mare, lì, dopo una fiera, dopo le primissime fiere che facevamo, che andavamo a fare, lavoriamo insieme da quasi una decina d'anni, e facevamo questa fiera a Foggia terribile, che era una delle prime dove ci ospitavano. E quindi, però, siccome mia nonna abitava lì vicino, con tutto l'affetto per Foggia, i foggiani, la meraviglia della Puglia. Del Foggia. Vabbè, comunque, eravamo andati a trovare mia nonna dopo questa fiera, e ci siamo appassionati a vedere queste strisce di una serie che non cito, però era una serie, Harmony, che andava molto di moda su Facebook all'epoca, e che era più o meno, non uguale, identico, però era molto simile a Stefani. Molto simile, solo non c'era il lato romano. No, non c'era proprio il twist, cioè era proprio, okay. era come tipo fino a Stefani, di solito sono tipo quattro vignette e nell'ultima c'è il twist distruttivo. Si raccontavano delle storie romantiche di questa coppia che si conosceva, si alliato si fine. A piacere, storie romantiche felici. Però esatto. Questa serie andava avanti nel tempo e essendo un'armonia proprio il genere del così, funzionava in questo modo qui, te la tirava, cioè loro non si mettevano insieme, poi si mettevano insieme, poi non si mettevano insieme e andava avanti per mesi. E noi ci siamo detti, ma in gag, sarebbe bello fare che alla fine sarebbe bello se alla fine di questa serie, dopo mesi e mesi di strisce, la serie finisse con la ragazza protagonista della serie che dicesse, si scoprisse che racconta tutto alle amiche, che era tutto un aneddoto di quando aveva incontrato questo ragazzo, e finisse dicendo un ciarcazzo che è un abbacchio. Ma era una gag tra di noi, non lo posso dire, mi vergogno. No, lo devi dire, Ci siamo detti, sarebbe figo se la serie finisse, lei tutta delicata per mesi e mesi di strisce, sarebbe bello se finisse con lei che dice di lui alle amiche che c'ha il cazzo che è un abbacchio, fine serie. Ecco. Che è una cosa che a Roma si dice, vabbè, pure questa, ma stiamo andando deep. E poi io le ho detto, vabbè, te la scrivo, facciamo una parodia corta, però chiaramente non è che stiamo a fare un esperimento sociale per mesi, facciamo una parodia. Avete buttato una... Effettivamente mi ha scritto 10 pagine. Io ho scritto 10 pagine che lei mi ha mandato dopo un anno, io poi me l'ero scordata questa cosa. Sì, ci siamo dimenticati di questa cosa, io ce l'avevo lì, l'avevo iniziata, però un po' svogliatamente, poi l'ho ripresa, e dopo un anno gli faccio, guarda, ho finito di fare questa cosa, lui si era completamente dimenticato, tipo, ok. Va bene, pubblichiamola, vediamo cosa succede. Sì. Poi avevo 17 anni quando ho scritto sta cosa, quindi mi è arrivata che ne avevo 18, quindi parlavo di un'era fa. Fortunatamente eri maggiorenne, così ti potevi assumere le responsabilità. Esatto. Quello che ho aspettato. E gliel'ho mandata, l'abbiamo pubblicata ed era successo il casino proprio, cioè non ci aspettavamo questa cosa. È successo il casino, che vuol dire... Vabbè dai, questa più o meno è andata virale. Vuol dire che appunto è diventata virale, quindi avuto un riscontro di pubblico, di lettori, tant'è che avete poi anche creato un merchandising. Sì, sono usciti libri, merchandising, magliette varie ed eventuali. E comunque diciamo il profilo di questa Stefani è di questa ragazza estremamente carina, molto delicata, che poi però tu al telefono mi hai raccontato, quando apre bocca è decisamente grezza, questo mi hai detto, grezza. È proprio grezza. Sì.
E la serie poi è piaciuta tanto, quasi, cioè soprattutto alle ragazze, penso un 90% del pubblico di Stefani sono ragazze. Un sacco ragazze. Di ragazze passano, ci che dicono... Che hanno detto, ah, finalmente ci vedono per quello che siamo. Esatto. E mi ha stupito questa cosa, perché insomma non c'era nessun ragionamento dietro a questa striscia, era una striscia comica, che non pensavo di intercettare un tipo di pubblico che appunto era quasi, come dici tu, una necessità, ci hanno anche detto, cioè che uscisse un personaggio così greco, perché non è il classico, cioè ci sono tanti personaggi di ragazze, già solo Mafalda, cioè di ragazze fuori dagli schemi, però qua è proprio, cioè credo sia proprio il varcare il confine della dignità che rende diciamo il personaggio. Diciamo che negli anni nel fumetto sono cambiate le protagoniste dei fumetti, perché anche nella presentazione di questo talk vengono inseriti nomi come Valentina, Wonder Woman, Lucy, eccetera, eccetera, che sono comunque dei personaggi iconici, molto noti, però poi in realtà anche con l'arrivo delle autrici femminili lo sguardo sui personaggi è cambiato, ma anche gli autori hanno iniziato a scegliere protagoniste femminili dando loro proprio quella particolarità che spesso, forse perché ancora non se ne parla, però è più tipicamente femminile, ossia quella della fragilità e del comunicare la paura di avere paura. Tendenzialmente nel mondo maschile parlare di fragilità e parlare di paura diventa più complesso, diventa uno scoglio. Alessandro Baronciani al telefono mi diceva che per lui è molto facile giocare a calciotto con i suoi amici, ma poi quando c'è un problema forse la comunicazione tra amici è diversa da quella sorellanza che invece tra donne, tra ragazze si crea più facilmente, banalmente. Quando tutto diventò blu è un fumetto in cui appunto Chiara, la protagonista, tra l'altro è un fumetto che è uscito qualche anno fa, che ha avuto un percorso super interessante perché è diventato anche un concerto a fumetti, ha avuto un riscontro di pubblico diciamo che moltiplicatore, perché oltre al fumetto è arrivato proprio poi anche sul palcoscenico. E Alessandro, tu hai questi personaggi femminili che sono potentissimi, dove te li vai a prendere? Mi ha fregato. quando avevamo parlato al telefono mi era venuta in mente questa idea, appunto, del fatto che non esiste un momento in cui io invidio tantissimo la sorellanza, o anche appunto il momento in cui tra ragazze si fanno l'abbacchio, no? E poi veramente è una cosa prima, è successo prima. Magari diglielo tu, raccontigli. No, invidio tantissimo il fatto che ci sia un momento in cui ma non è una roba romantica, non voglio dire che è una cosa poetica, però c'è il parlare con il parlare femminile, o anche io che parlo con una ragazza, e invece non esiste questo momento in cui che ne so, il massimo dell'esperienza intimista tra maschi è quando ci si spoglia allo spogliatoio prima di giocare a calcetto. Allora vedi i peni delle altre persone e quello è il massimo dell'intimità. E allora stavo pensando a una cosa interessante, che voglio fare delle carte evoca amico, che magari tu hai bisogno di parlare con una persona, ma perché devi sfogarti, perché magari hai qualcosa dentro che stai male, no? Ed è difficilissimo trovare un amico per a cui raccontare queste cose, perché... Esatto. Allora, giustamente Eleonora diceva microfono spento, senza microfono, si chiama psicoterapeuta. Esatto, però quello è a pagamento. Invece con la carta evoca amico, tu puoi chiamare un tuo amico e parlarci. A volte le relazioni fanno anche questo, fanno molto bene. E poi mi hanno detto, ma cosa serve? Cioè, ma qual è il gioco? Niente, è una carta evoca amico, tu ci fai un disegno sopra e gliela regali. E quando ho parlato di quando tutto diventò blu, e che penso che sia una delle ragioni per cui sono in questo talk, è stato il fatto che quando uscì questo libro, parliamo prima anche con Leonora, l'idea che avevo in testa era quella di fare l'esatto contrario di quello che era Tex. Esattamente, questo è molto interessante. Perché se ci pensate, Tex era un'idea di avventura
dei miei genitori, per cui in un certo senso io che dovevo per forza essere contro, andare contro quello che è stato quello che veniva prima, dovevo trovare una storia a fumetti che fosse esattamente l'opposto di Tex. Quindi non ci sono cavalli, innanzitutto perché non li sapevo disegnare all'epoca. Oggi sì. Adesso non vado neanche più a cavallo. Ok. E, non ci doveva essere una persona accanto, non ci doveva essere neanche un concetto stesso dell'avventura, che secondo me era vecchio, perché la conquista del West, cioè quello che era l'immaginario di mio papà, di mio nonno, cioè la conquista del West che arrivò nel dopoguerra in Italia, era un immaginario che non mi apparteneva. E neanche quello della fantascienza, che poi era l'immaginario di mio zio, cioè successivo alla scoperta dell'America, la scoperta dell'America della Luna, perché quando l'uomo andò sulla Luna, a un certo punto tutto l'immaginario, sia scientifico che fumetti, è andato nello spazio. E poi della mia generazione, cresciuta con i cartoni animati, Candy Candy, i Cavalieri dello Zodiaco, la pausa, la merenda, il momento ricreativo divertente, il dolce associato alla cultura orientale. Se ci pensate è un po' come se avessimo fatto un giro tondo del mondo, no? Per cui siamo passati dal West e siamo andati con la conquista del West, l'immaginario, i cowboy che sparavano agli indiani, che sparavano a tutto, allo spazio, che sparavano alle astronavi, che sparavano alle persone, all'Oriente, in cui arrivano i primi manga in edicola e io rimango colpito dalle storie di Rumiko Takahashi, che non avevano più neanche degli adulti come protagonisti, cioè i personaggi non erano più due uomini a cavallo, uno di cui vecchissimo con la barba e i capelli, erano delle persone giovani che dovevano affrontare delle cose gigantesche. Pensate soltanto che quasi tutti i personaggi dei robot di prima generazione, ma anche alla fine, anche Evangelion, Shinji, sono tutti bambini che hanno dei problemi grossi, sono dei ribelli e devono salire su un robot, una cosa più gigante di loro, per salvare il mondo. E quindi se non era più l'immaginario, l'avventura non era più ad ovest, non era più nello spazio, non era più neanche all'est, in oriente, mancava soltanto la profondità, il profondo, ed è lì che è venuta in mente l'idea di fare una storia, un'avventura sugli attacchi di panico, perché quando tutto diventa blu, Fabrizio non l'ha detto, è una storia che parla di attacchi di panico. Era bello lo dicessi tu. Ed è una storia che adesso fa un po' strano da raccontare, ma all'epoca io l'ho vista come un vero e proprio esperimento sulla pelle dell'editore, perché innanzitutto anche delle scelte estetiche, tipo la carta, l'inchiostro doveva essere fatto blu, tutto doveva essere blu, tutto doveva ricordarti che non stai soltanto leggendo un libro, ma stai entrando dentro una cosa. Doveva durare 96 pagine come un fumetto Bonelli, doveva parlare di avventura, ma non ci doveva essere l'avventura, non ci doveva essere un antagonista, non ci doveva essere un mostro, non doveva essere mai raffigurato un dolore, doveva essere effettivamente vedere quello che poi vedono anche le altre persone che non sanno cos'è un attacco di panico. E la protagonista, Chiara, cerca la luce, nella prima scena si immerge in una profondità per la prima volta per avere il brevetto da sub, e per la prima volta ha un attacco di panico in una profondità da circa 20 metri, 30 metri, e la durata dell'immersione è la durata della lettura del libro. E questo personaggio è una ragazza, è la prima volta che una protagonista femminile è la protagonista indiscussa del libro. Non ci sono neanche, cioè il fidanzato viene lasciato smollato in tre quadrature. La ragione per cui viene anche mascherata la ragione per cui lei ha degli attacchi di panico, perché non doveva essere connotata esattamente con una ragione possibile, doveva essere empatico e doveva far capire alle persone che cosa voleva dire avere degli attacchi di panico. E Chiara è perfetta, la protagonista è perfetta, perché è un eroe senza un antagonista, è un eroe senza un bosco
da attraversare, non è una, non, non c'è nessuna bosco da attraversare, perché gli attacchi di panico ti chiudono in casa e quindi al massimo sei a sedere, dormi con le tapparelle giù, con un po' di luce che entra. Sono contento che col passare del tempo questo è diventato un long seller. All'epoca, quando si fanno le cose, vi devo dire la verità, non si sa esattamente perché si fanno. Solo il tempo ti dà una ragione. Hai sicuramente colto anche un'urgenza, da parte tua magari un'urgenza comunicativa, ma dalla parte dei lettori sicuramente entrare in questo tema era importante. Però è stato il tempo che l'ha deciso. Certo. Molte volte fai le cose non e poi... Non lo puoi sapere. No, non lo puoi sapere, se quindi... Se ragionassimo su cosa ci chiede il tempo, avremmo dei prodotti esclusivamente commerciali che strizzano l'occhio a quello di cui c'è bisogno e poi effettivamente non è detto che possano funzionare. E tu hai parlato di mondi, no? Hai detto il West, la Luna... E Eleonora Caruso invece nella sua, lei innanzitutto viene dal mondo del romanzo, è arrivata nel mondo del graphic novel e del fumetto con un'uscita per la casa editrice Bao Publishing che si chiama Sangue. Lei ci porta a Tokyo svelandoci il lato della città più curioso, diciamo, mettiamola così, quindi non i grandi giardini, gli alberi di ciliegio o comunque questa attitudine con cui si parla del Giappone, della ricerca della perfezione, della meditazione, eccetera, eccetera, ma ci porta anche nella Tokyo notturna. E la cosa interessante è che il protagonista è un uomo, ma in questo fumetto ci fa capire, ci porta proprio la dinamica di chi usa e chi viene usato, ed è ribalta il cliché per cui sono di solito sono gli uomini a pagare una donna per essere intrattenuti. A Tokyo, anche nella realtà, ci sono donne che pagano gli uomini per essere intrattenuti, ma adesso ci racconterà lei in che modo è nato questo personaggio, è nato questa storia, e soprattutto anche di questo personaggio maschile che comunque è un personaggio molto fragile comunque. Allora, innanzitutto è divertente che tu abbia detto arriva dal mondo del romanzo a quello del fumetto, perché se prendi la mia vita è stato l'esatto contrario. Sì? Cioè io dal mondo del fumetto, sì, a casa mia non c'era un libro, quindi io ho dovuto cercarmi qualcosa, ho trovato i fumetti prima di trovare i libri. E quindi io ho conosciuto le storie con i fumetti, poi non sapevo disegnare e comunque il materiale da disegno costa un botto, cioè un dramma. E quindi ho detto, per la scrittura. Ecco, ho detto vabbè, facciamo una scrittura che me la cavo con poco, pochissimo, perché avevo tipo ogni tanto finivo i fogli e riscrivevo con un pennarello più grosso sopra l'altro, storie di povertà dickensiane proprio. E quindi praticamente poi sono passata al romanzo e quindi in realtà io mi sento tornata al fumetto. Ok, quindi sei tornata a casa. Sì, 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 sono due case diverse, però diciamo che il fumetto è la mia casa al mare che non ho davvero, cioè quella del relax. Beh, adesso mi piace, si dice no? Romanzo a fumetti, per cui sì, vabbè. In realtà qua si apre un altro discorso, bisognerebbe fare un altro talk. Non lo faremo. Non mi fare parlare su questo avanti. Tema. Detto questo... Alessandro diceva una cosa sacrosanta, che la maggior parte delle volte tendenzialmente noi non sappiamo perché stiamo facendo una cosa. La stiamo facendo perché in quel momento la vogliamo fare, ci sembra interessante, e infatti la risposta vera che ti potrei dare è semplicemente trovavo interessante fare questa cosa. E poi con il tempo ci rifletti, soprattutto lo sguardo degli altri, visto che il tema è anche lo sguardo in questo panel. E anche questo quando panel. Arrivano i giornalisti a farti domande che sono così fastidiosi. Ma non fastidiosi particolarmente, dai, non ti svalutare così. Quindi arriva lo sguardo degli altri in cui tu in qualche modo ti rifletti e rifletti il lavoro che hai fatto e lo rileggi alla luce di questo sguardo. Perché la verità è che lo sguardo è la cosa più soggettiva che abbiamo in assoluto. E quindi disegnare, scrivere in qualche modo è un tentativo di condividere questo sguardo, è un bisogno di condividere questo sguardo, ma lo sguardo è anche l'unico modo in cui possiamo conoscere gli altri e di conseguenza il nostro sguardo è sottoposto allo sguardo degli altri. E quindi in realtà il momento della rivelazione, se così la vogliamo chiamare, di quello che tu hai voluto veramente dire, forse arriva proprio quando qualcuno ti legge per la prima volta.
E allora tu pensi, ma tu hai voluto raccontare questa cosa così? Cioè, ah, probabilmente sì, è così, funziona in questo modo. Quindi questa storia che è stata definita da un lettore, mi hanno fatto vedere lo screenshot, Sin City Manga Ma Depresso. Ah, bene. Devo dire, mi ci ritrovo tantissimo. Nasce dal fatto che io trovo in parte molto interessante come lo sguardo sulla città di Tokyo in particolare, ma sul Giappone, sia appunto arrivato come lo sguardo occidentale che cerca la terra promessa da qualche parte, quindi sogna questo posto straordinario, bellissimo, dove gli studenti sono tutti felici perché possono indossare la divisa scolastica. Invece i giapponesi si suicidano. È un sì, dato. Ci suicidiamo anche qua, però anche si suicidano qua, sì, di più, sì, hanno affinato l'arte del suicidio là. E quindi insomma abbiamo questa visione molto, molto poetica, che nasce dal fatto che ognuno sente un po' il bisogno di pensare di vivere nella condizione peggiore possibile e di sognare una condizione migliore possibile, tant'è che il protagonista è tecnicamente italo-giapponese, nel senso che ha una nonna italiana. Lui in realtà non è mai uscito da Tokyo, però lui ha questa idea che in Italia si è felici. E per me era anche divertente il fatto che fosse un fumetto italiano e noi diciamo, ma felici di che cosa in Italia, che stiamo tutti malissimo. E quindi è già un ribaltamento in questo senso. E quindi per me, prima di tutto, era interessante smontare questo tipo di sguardo, perché chiunque sia stato a Tokyo in particolare per più di un mese senza fare il turista, ma vivendo, ci sa che Tokyo è una città che diventa infernale molto rapidamente, perché è una città in cui gli individui sono estremamente sconnessi l'uno dall'altro ed è anche molto frenetica, c'è molta gente e quindi in realtà tutto questo aspetto di futurismo è molto soffocante in realtà. E tra l'altro è estremamente divertente il fatto, dico divertente un sacco delle cose deprimenti, questo dice molto di me, è divertente il fatto che adesso giri tantissimo questa cosa del wabi-sabi, cioè i meme sul wabi-sabi che è la nobile arte giapponese di riparare le cose rotte con l'oro, perché le cose rotte sono più belle di quelle nuove perché hanno una storia. Allora in Giappone c'è questo fenomeno. Ed è comunque un filone che in Italia o comunque nella cultura occidentale attribuiamo più al femminile che non al maschile, di assolutamente solito, sì. Se vogliamo entrare. Oddio, senza fare stereotipi. Mio nonno riparava sempre tutto, quindi cioè, piuttosto che povero, buttarlo sì, via. Sì, però lei ne sta parlando proprio come filosofia di vita, cioè riparando tu arrivi a una completezza e a una perfezione che ti porta ad essere in armonia con il mondo. Questo io sono della scuola di filosofia di cuoro. Ah, ecco, bellissimo. e quindi insomma c'è questa cosa che gira e quindi siamo tutti che meraviglia i giapponesi che credono alle persone. Le persone in Giappone vengono buttate quando commettono un errore, infatti c'è questo fenomeno che si chiama degli evaporati, esistono delle agenzie che nel momento in cui soprattutto un uomo, tendenzialmente uomini padri di famiglia, commettono perché un su errore... Perché su di loro c'è il peso della società, meno probabilmente che sulle donne, cioè sulle donne c'è in maniera differente. Ma perché dalle donne non ci si aspetta niente, quindi niente può essere così grave fatto da una donna, perché non ci si aspetta niente da una donna. Da un uomo sì, e queste agenzie si occupano di farli sparire nel nulla, perché lì dove sono non avrebbero modo, rovinerebbero la loro famiglia, potrebbero o suicidarsi per lavare l'onta o sparire nel nulla e quindi evaporano. Tipo, qua sta nascendo un nuovo fumetto legale. Infatti non è tipo Breaking Bad, quello delle aspirapolveri, non so se qualcuno conosce, ma è legale, cioè sono proprio agenzie. Sì, conosco Breaking Bad, dai, sì, per forza. Vabbè, però mi interessa, non so. Figo. È super interessante. Vedete, è già più interessante del wabi-sabi sta però cosa, anche ok? Però anche lì andiamo a vedere che gli uomini si salvano andando nel loro paesino che nessuno sa dov'è, e invece la donna che fa? Cioè nel senso il femminile, perché vorrei tornare sempre sullo certo, cioè, ma adesso ci arrivo, giuro che sembra che mi perdo, ma in realtà no, perdo. Assolutamente è per dire, per richiamare anche l'attenzione su questa cosa. E poi vi racconto bene della cosa degli evaporati, che è interessante, forse la prossima graphic novel la faccio su quello. E quindi mi piaceva l'idea di questa Tokyo estremamente fredda, tentacolare, che non concede seconde possibilità alle persone, proprio vista dal punto di vista di un uomo. Perché appunto su di lui c'è un tipo di peso e di aspettativa diversa.
ed è un uomo che si trova per mestiere a intrattenere le donne, un host, lavora in un host club, se andate nel quartiere di Kabukicho a Shinjuku è pieno di questi posti. E quando noi intendiamo intrattenimento, tendenzialmente pensiamo a intrattenimento sessuale. Non si tratta di intrattenimento sessuale, di fatto le donne pagano per essere corteggiate, perché qualcuno le faccia sentire importanti, le ascolti, e anche questo è un po' la carta amico, esatto, è la carta corteggiatore in questo caso. Però è gratis, esatto. Non è gratis per niente, no, perché la carta amico, ah, la carta, questo invece è proprio il contrario del gratis. E quindi insomma mi piaceva l'idea in parte di contrapporre questa cosa dell'idea, appunto, come dicevi tu, dell'uomo che paga la donna per un servigio qualunque esso sia, e in questo caso sono le donne che pagano questi ragazzi per avere qualcosa da loro che non riescono ad ottenere dagli uomini fuori. E quindi c'è questo continuo passaggio della colpa, dell'usare qualcun altro, perché lui e questi locali utilizzano le donne perché poi le tirano in un sistema per cui fanno talmente tanti debiti che molte diventano hostess a loro volta, esatto, e poi diventano prostitute. Diciamo che la visione globale è che il vuoto è collettivo, è totale. Sì, e quindi c'è questa cosa qua, ma d'altra parte queste donne utilizzano gli host, ne hanno in realtà 500, fingono di essere innamorate, ma ne hanno tante in vari locali, spendono soldi per loro perché non si vogliono veramente impegnare nella ricerca di una relazione sana all'esterno con degli uomini reali. E quindi questo gioco di usare ed essere usati per me poneva uno sguardo che fosse in qualche modo imparziale. E poi, esatto, la scelta del protagonista maschile in particolare, secondo me, è proprio perché, siccome lo sguardo è soggettivo e lo usiamo per conoscere gli altri, mettersi nei panni di un uomo o di una donna in qualche modo ci avvicina di più all'uomo se sei una donna e viceversa. Infatti, che poi tra l'altro è proprio il sottotesto e la domanda di questo talk che poi vorrei utilizzare in chiusura. E Ilaria Palleschi, amica di casa editrice di Leonora, perché anche lei ha pubblicato per Bao il graphic novel Conforme, e anche tu, Ilaria, ribalti un cliché, perché nel tuo graphic novel parli di diet culture e le protagoniste sono due sorelle, una è magra e una è grassa, e in una società grassofobica sappiamo cosa succede, ma che a un certo punto la società grassofobica improvvisamente diventa magrofobica, e quindi diciamo c'è questa inversione culturale. E ovviamente, diversamente da loro, l'immaginario nel momento in cui si legge questo fumetto è del qui e ora, proprio assolutamente. Sì, del qui e ora, anche molto più legato proprio a una rappresentazione visiva di cui, cioè, che mi manca, di cui ho fame quasi, perché penso sia scontato, a parte per tutte le figure citate lì nel manifesto, a parte per le bambine, abbiamo sempre lo stesso tipo di corporatura, sempre lo stesso tipo di immagine sessualizzata o enfatizzata in determinati punti a seconda dell'esigenza del decennio o della moda ricorrente. Quindi diciamo che più che questo bisogno, questo modo di capire quello che mi serve quando mi confronto con le lettrici o i lettori o comunque sia, vabbè, chi fruisce del libro, per me c'era proprio l'esigenza invece di mettere davanti chi I legge a un donne, corpo anche diverso, a un corpo che non è diverso perché ce n'è uno normale e uno no, è diverso nel senso perché... No, il bello della parola diverso è proprio diverso. Sì, però nel senso che sembra poi che dici c'è il diverso e c'è il normale, no. Cioè assolutamente un corpo che non fruiamo con la stessa... come posso dire, con la stessa frequenza rispetto a un corpo magro, nel senso basta accendere la TV, andare sui social, guardare una pubblicità, quindi l'esigenza della rappresentazione per me era proprio sul visivo, poi ovviamente veicolata da un messaggio di fondo che, come dicevi te, è combattere un mondo che ci sottopone a grassofobia e a cultura della dieta, che siamo un po' piene, direi, di questo tipo di rappresentazione. E quindi per collegarsi poi a un discorso magari un po' più strettamente legato poi anche al femminile sacro, no? Nel senso, la madre dei mostri era Echidna nella nostra cultura. Infatti io se cultura, penso al femminile sacro penso proprio alla donna, madre terribile,
generosa, cioè una donna più corposa, perché questa cosa della creazione mi rimanda. Però ecco, questo è sempre immaginario, no? No, però infatti le prime venivano rappresentate proprio così, ne parla anche la Murdoch nel Viaggio dell'eroina, nel senso non erano comunque sia figure sottili, perché legate comunque alla riproduzione dovevano essere esagerate, a parte appunto Kidna che magari faceva uova perché era mezza serpente, comunque sempre che però dovesse essere meravigliosa e al contempo terribile. Campbell ci dice che la donna si deve prendere cura, nel senso, poi nonostante abbia scritto Dee ci voglia parlare d'altro, però comunque resta forte un, come posso dire, un, uno stigma sulla figura femminile, uno, una figura femminile che troppo spesso viene usata ai fini di una narrazione, però soprattutto per far piacere agli occhi, per che soprattutto in una, nell'arte rappresentativa che può essere il fumetto, sembra quasi che il corpo debba essere di supporto alla personalità. Quante volte rappresentazioni dei corpi grassi ci indicano che quella è una persona pigra o simpatica. Io ho un'amica grassa, quindi è simpatica. Ok, questi qua sono tutti stigmi e pregiudizi che si portano dietro dei corpi non conformi. Di conseguenza magari provare a lavorare un po', magari distruggere proprio questo tipo di presupposto e cambiare anche poi come viene vista la donna in generale, perché pensiamo, mi sembra al telefono parlassimo della Pixie Girl, che poi sono andata a rivedere, che ho trovato che era, nasceva dal film Elizabeth Town con Kirsten Dunst e Orlando Bloom, in cui si portava l'attenzione al fatto che la donna, quando viene rappresentata, è praticamente uno strumento nelle mani della storia che ruota intorno all'uomo. Quindi c'è la Pixie Girl, oppure se la donna è protagonista, spesso manca di quelle caratteristiche che la rendono umana, proprio come negli affari, come nel mondo del lavoro. La donna, se ambisce a una figura più alta, non deve essere solo preparata, ma deve anche avere un aspetto piacente. L'esempio più scemo, TV anni 60 nostra, la Valletta non era lì per il suo corpo, ma sapeva cantare, ballare, recitare. L'uomo era lì e non saprei presentava. Dire se nel 2024 proprio nel discorso televisivo sia tanto diverso, però tanto. Dicevamo prima che la presenza di autrici femminili sicuramente sta ribaltando i punti di vista, anche perché evidentemente c'è proprio un'esigenza di narrazione che deve andare a scardinare. Ma poi parlando ad esempio con Alessandro e Jacopo stiamo vedendo che questa... Sì, che poi mi piaceva molto il discorso sono delle che, testimonianze che, felici, che facevi senso... Jacopo a livello di... Nel senso, a me spesso mi dicono però non sei una Infinity Fat perché parli di... Cioè, c'è un ruolo di alleato e di alleata che invece secondo me è molto bello e molto importante sotto questo punto di vista. Quello è importantissimo perché il ruolo che abbiamo noi autori e autrici è quello di far conoscere cose a persone che non le conoscono, farle immedesimare, quindi attraverso, se io, attraverso le nostre storie, quindi se io ti presento e ti faccio immedesimare in un contesto, in un personaggio che non ti rappresenta, ma nel quale riesco a trovare un gancio che ti porta dentro, in quel momento tu conosci una realtà che normalmente non conosceresti, quindi può essere appunto il problema di avere un corpo non conforme, di far parte di una comunità, di avere una sessualità differente, di avere delle origini differenti o quant'altro. Quindi anche semplicemente per molti maschi leggere un racconto dal punto di vista femminile e però trovare il gancio che li porti dentro, quindi per la prima volta fargli aprire sti benedetti occhi su qualcosa che non hanno mai aperto, da un punto di vista differente, quello è importantissimo. Quindi il nostro ruolo, secondo me, da questo punto di vista qua, è proprio quello. Esatto, è la stessa cosa. Infatti mi domando se io. Un fumetto come quello di Ilaria, che si intitola Conforme, abbia comunque un target anche maschile. E in realtà sì, cioè nel senso, perché c'è da dire, la diet culture colpisce molto di più, ma non parlano le statistiche, i numeri, le persone si identificano come donne, però c'è da dire che ormai, con l'avvento dei social, esatto, la palestra, con l'avvento del social network, c'è questa sta arrivando anche per voi. Dire tranquillamente, oltretutto da maschio magrissimo che ha vissuto del bullismo perché ero eccessivamente magro quando ero al liceo. Quindi, posso ecco, dire che il metro di paragone oramai è lo stesso, nel senso c'è discriminazione,
ci sono degli ideali irraggiungibili a livello maschile tanto quanto quello femminile negli anni Ottanta. Questo, cioè, secondo ci avvicina me, tutti di secondo più me paradossalmente c'è una consapevolezza maggiore nel mondo femminile di questo problema e anche un lavoro che si sta facendo per combatterlo. In quello maschile non c'è per niente invece. E non questa se è la ne cosa parla. Dramatica. Cioè, io vedo gli uomini in questo momento sui social, su Instagram, che sono a livello delle donne negli anni 90, 80-90, quando vedevi le donne copertine ipertoniche, perfette e quant'altro. Gli uomini stanno cercando questo, quindi sì. Iperpalestrati. Ma il mercato si deve allargare quando capisce che le donne sono poche, deve arrivare anche. Basterebbe che gli uomini, diciamo, se fossero sforzati un po' prima di entrare nel mondo femminile, di capirlo, per, diciamo, per evitare il problema loro adesso. Cioè, se ti posso, più o meno, noi siamo più o meno arrivati alle vallette degli anni Ottanta dei programmi Mediaset, come consapevolezza maschile, quindi dovete darci minimo altri 20 anni per raggiungere a... E qui appunto arriviamo al fatto... Se ti posso lanciare un piccolo input polemico, non verso nessuno qui, ma verso l'editoria in generale... Nonostante stiano cominciando a uscire storie che hanno istanze che raccontano punti di vista differenti come quella di Lara, in realtà secondo me il punto di vista generale non sta cambiando tanto, perché l'editoria generale non sta cambiando, perché i grandi editori sono tutti in mano a uomini di base, in mano a uomini, e col meccanismo italiano delle librerie, che mo non starò a spiegare, tanti di questi libri vengono fatti solo per riempire poi gli scaffali, non c'è nessun desiderio dell'editoria. Ma paradossalmente sul mio libro in copertina c'è la protagonista magra. Me l'hanno detto, ho fatto, ma perché hai messo quella? Poi richiama Barbie, che avevo fatto la copertina due mesi prima dell'uscita, e mi hanno detto, ma ti sei ispirata? Io, cazzo. Sì. è un po' questa però, cosa. Però per dirti, ho detto sì, no, ho fatto proprio la paracula, lo posso dire. Ok, cioè, ci sta. Sì, ma e ci ho sta. Detto, però... volevo vedere se cascavano nella trappola. Cioè, tanti di questi libri, purtroppo, chi li produce, non tutti, ovviamente ci sono dei casi come appunto quello di Lara in cui il libro riesce ad emergere, però tanti di questi libri vengono poi prodotti da uomini che dell'istanza del libro non hanno alcun interesse a che venga diffusa. Cioè, non so ma se, cioè... l'autore, per esempio, quando va dall'editore o cioè, dalla casa editrice, in teoria va lì e gli dice: ho bisogno di comunicare un'urgenza, ho scritto questa storia, l'ho scritta perché. Questo è quello che ci piace pensare, soprattutto ti dirò io nel mondo del fumetto, perché nel mondo del romanzo ci sono logiche forse più enormi, più giganti. Nel mondo del fumetto immaginavo, incontrandoli anche tanto, gli autori, che fossi diverso, invece no, ma dal punto di vista degli autori c'è questa cosa, cioè. Però noi qui accanto abbiamo la Self-Arf, dove ci sono delle autoproduzioni pazzesche che sempre di più stanno avendo dei lettori forti, diciamo, secondo me, sempre ovviamente parlando del mondo del fumetto, quindi di persone che già sono entrate dentro, però credo e spero che insomma certo autoprodursi anche è tutto un altro capitolo, però sei più libera anche nell'autoproduzione, certo, hai la libertà, per questo parlo di autoproduzioni, però poi se un editore si va a vedere cosa c'è nel mondo delle autoproduzioni forse si dovrebbe fare delle domande. Non ci piace rischiare, eppure abbiamo capito parlando qui tra di noi che il tema c'è ed è importante, bisognerebbe affrontarlo. Per esempio, e guardo qui dritta verso di me, sei l'ultima a intervenire, ma non perché sei arrivata per ultima. No, è per così. Quello, io lo so che è per quello. È andata così. Ho perso il treno. Il tuo fumetto, Heartbreak Hotel, uscito per la casa editrice Il Castoro, è un romanzo corale, diciamo, sì. Però parte tutto da una ragazza, sì. Più o meno. Raccontaci un po' tutti questi personaggi che si incontrano e si incrociano, okay. E appunto il femminile in questo fumetto. Sì, allora io in Heartbreak Hotel, c'è anche qui Agnese che l'ha disegnata, l'ho intravista. Ciao, prima, Agnese. Perché non si vede niente, però sì, l'ho vista. Ho fatto appropriazione culturale un po' da tutte le parti, un po' a 360 gradi. Vero, non è uscito, però è una cosa molto bella, il termine appropriazione culturale in un talk così non è uscito, che penso sia un dato, vabbè, una cosa importante. Vabbè, sono ironico. Cioè, però... ma certo, però appunto dico che è sì. Bello che non si... Tra il femminile e il maschile non è uscita questa parola, che invece esce spesso, se ne parla. Vabbè, non, per adesso non sono stata accusata da nessuno, devo dire okay. La verità, perché c'è una... Prendi il microfono, sì. Prendi il microfono. Era il discorso che facevo prima all'inizio sul fatto di informarsi per certo. Poter parlare di qualcosa. Non abbiamo usato il termine appropriazione culturale, ma talvolta il tema anche era quello.
Esatto. Siamo alleati. Ecco, questa siamo alleati. Sì, no, infatti anch'io sono alleata. Cioè, sono, perché appunto in Art Break Hotel ci sono questi quattro sedicenni, due ragazzi e due ragazze che finiscono in questo strano albergo perché gli si è spezzato il cuore, si sono risvegliati lì e devono capire come uscirne a questo punto. E la protagonista, Maya, è una ragazza lesbica, è una ragazza a cui piacciono le ragazze, che ha un'amica che è stata sua amica da tutta la vita, che è Laura, e a un certo punto si è scoperta innamorata di Laura, che però c'ha il fidanzato, che è uno popolare lì di scuola, come al solito, quello che lo odi. Però la prima sera a una festa, Laura, vuoi curiosità, vuoi amore, vuoi che vuoi, bacia Maya. Ok, finalmente, quindi Maya suona le campane in testa, finalmente felice, e poi va verso un tragico destino, vabbè, nel senso adesso Laura muore fondamentalmente e Maya è furibonda. Come fare spoiler di un fumetto in un talk? Vabbè, ma tanto si capisce subito, cioè sì, è il prologo praticamente, non si capisce proprio magari, vabbè, che no, è, però va a letto, perché poi vanno visti i disegni di Agnese, insomma. Sì. Poi stacco. Allora, Maya sta al quinto piano, al quarto piano c'è un ragazzo gay che praticamente, sì, lui è cresciuto in una cittadina italiana. Io sono andata a guardarmi proprio tutte le statistiche, cioè con il l'annuario, no, come si chiama, l'Istat fondamentalmente, sì, sì, le statistiche percentuale di ragazzi gay, no, così, o bisessuali in posti di provincia che hanno tipo 10.000 abitanti, e ho detto aiuto. Quindi mi sono immaginata Martino. E allora, fa conto che... Che cosa hai chiesto, perché non si è sentito? Quant'è la percentuale? Qual è la percentuale? Sì. Okay. Allora, in sostanza con Martino eravamo partiti da un... Avevo fatto un piccolo errore, perché l'avevo ficcato in un comune di 5.000 abitanti, poi mi sono resa conto che sono veramente pochi 5.000, cioè che era molto, molto, molto piccolo 5.000. Infatti ti stavo insultando quando hai detto provincia a 10.000 abitanti, cioè dove vengo io sono 3.000, capito? Però, capito, cioè, però allora mi serviva un posto un po' più grande, sai perché? Perché Martino doveva andare al liceo classico, ok? Poteva prendere il pullman, essere, Martino. Ci doveva essere un liceo e non doveva cambiare città, no, non doveva cambiare città perché altrimenti non c'aveva il problema che non c'erano lì intorno, certo, altri... Capito? C'avevo questo. Ecco. E insomma, quindi fondamentalmente Martino vorrebbe tantissimo, ma no. E ha una cotta per uno di Instagram gigante, per cui fa una di quelle cose che o abbiamo fatto tutti o comunque abbiamo visto fare a qualcun altro. Si fa il profilo finto, in cui mette foto un po' fighe, no, per cercare di tirarlo in mezzo, commentando ogni tanto ad hoc, si fa i servizi con l'amica del cuore, no, perché deve cercare di tirare in mezzo questo che non lo fila minimamente, fino alla sera in cui lo fila, però ha filato quello del profilo, quando se lo trova davanti niente, cioè sì, e niente, quindi sono dei ragazzi che ragazzi, vabbè, la terza è Fiona, che è un'altra ragazza anche lì, ballerina. No, non ho mai fatto la ballerina in vita mia, però mi interessava raccontare una cosa nello specifico. Del mondo della danza. Sì, non proprio del mondo, cioè, della danza. Quella cultura lì. C'era una dinamica cigno bianco e cigno nero che mi interessava riportare, come se non l'avessero già riportata in mille film. Però, insomma, mi faceva comodo in quella storia e quindi l'ho fatta nel mondo della danza. E, niente, insomma, cioè... Tutto questo per dire che mi sono ficcata non solo nei panni di sedicenni, che vabbè non li ho più da un po', però li ho avuti almeno quello, non li ho oggi, ok, però, ed è stato bellissimo, una fuga dalla realtà meravigliosa, cioè, le voglio emozioni solo scrivere, dell'adolescenza, voglio solo scrivere libri sedicenni, e tanto che appunto gente, non, mi ricordo che un amico a un certo punto mi ha detto, ma facciamo un Art Break Hotel con gli adulti, gli ho detto, ma ti immagini che schifo, no, perché praticamente dentro l'hotel, dentro le stanze c'è un cosino che è un neco, è un gattino tipo Alexa, a cui puoi chiedere quello che vuoi, quindi immaginati l'adulto col cuore spezzato che finisce nell'Art Break Hotel, proprio puro di cuore, no? Vabbè, cosa ti tira fuori? Però, dai. Non è detto, non però. Buttiamoci giù. Vabbè, dai, ci siamo capiti. Comunque è meglio pensarlo sui sedicenni, questa cosa qui. È più bella. Però sì, mi sono rimedesimata in tutta una serie di sedicenni e poi anche di diverse
come dire, diciamo, non c'è uno stereotipo femminile, no. Appunto, essendo io l'ho, per questo l'ho definito un fumetto corale, perché la centralità dei personaggi dentro all'hotel è diversa, variegata, e appunto ci sono anche ma poi, se ti devo dire la verità, nel fumetto il mio alter ego è Martino, cioè questo ragazzo gay, perché proprio è il mio alter ego nel fumetto, dice tutte le cose che direi io, fa tutte le cose che farei io, quindi sì, invece quello di Agnese è Fiona, la ragazza, la ballerina. Però per dirti, cioè io mi camuffo volentieri, cioè... Infatti, mi medesimo volentieri. La mi... bellezza di camuffarsi, allora una donna senz'altro si camuffa volentieri da, sì, da uomo, perché c'è un gusto, senz'altro posso dirlo, perché a me divertirebbe molto. Per un uomo? A voi. O no? Sì, cioè, perché no? Cioè, la domanda è se mi camufferei da donna, non ho capito. No, mi sto chiedendo. Mi sento di dire che appunto vestirsi proprio tipo a livello, no, parliamo di, stavamo dicendo mettersi nei panni di una donna nella storia, ma certo, però è diventato camuffarsi. Sì, anche io mi vesto da uomo volentieri. Quando devi scrivere un personaggio, una storia, sì, e quindi scegli il tuo protagonista, sì, o la tua protagonista, ma dipende dalle esigenze della storia specifica, non... sì, oh, sì, sì, dipende. Non c'è appunto, non c'è questo scoglio, no, che comunque appunto ancora. Secondo me i personaggi maschili sono monodimensionali, cioè sì, sono molto stereotipati, è vero, mica tutti. Il genere femminile viene stereotipato dal maschio, però devo dire la verità, però il maschio e i personaggi maschili sono sempre questi, cioè se non posso è che... risponderti, secondo me, perché c'è meno pretesa, ovvero giustificarmi una personaggia all'interno anche di una serie di Land Dog, mi bastano tre elementi: tormentato, si innamora di tutte, vegetariano, e mi piace tantissimo. Però di Land Dog per una donna già devo giustificarla, devo mettergli molto più passato, una Giulia. Una? Ex alcolizzato, è importante. Vabbè, questo non me lo dimentico perché io lo sono anche, quindi non lo voglio dire, quindi mi sembra brutto. Però secondo me è per questo, perché c'è una sorta di doppio standard, nel senso ti puoi innamorare tanto di un uomo, ma è come se almeno io mi sono ritrovata a dirmi: ma perché devo affezionarmi a questa personaggia? Mi manca qualcosa? E poi mi sono detta: forse è perché io, il mio occhio viziato, va alla ricerca di qualcosa in più che mi giustifichi quel suo essere sullo schermo. Dimensionalità che dicevi del pubblico maschile. Aspetta, prendi il microfono per favore, grazie. Io credevo anche che possiamo tornare un attimo al discorso che faceva Alessandro prima, ovvero la carta amico, nel senso i maschi etero cis classici non parlano di sentimenti, quindi non siamo abituati a protagonisti maschili con un substrato, cioè con una profondità. Ma infatti secondo me il punto siamo abituati a quello, distruggere quindi questa dualità, nel senso maschio superficiale, donna sentimentale, cose varie, nel senso andare oltre, anche perché penso 2024 siamo d'accordo, cioè, comunque, perfetto. Cioè Dragon Ball è il bambino che diventa grande. Quando prima citavamo i romanzi, i manga che arrivavano negli anni 80, ho citato Rumiko Takahashi, che non era un caso, cioè tipo Crimi, ok? Quando effettivamente cresci, diventi grande, capisci che Crimi in realtà da bambina diventa adulta con la bacchetta magica, non so, forse magari è una mia idea, però è il fatto che una bambina diventi subito adulto e il maschio rimane sempre coglione bambino per sempre, no? Per cui Dragon Ball, quando è adulto, è un bambino dentro, e invece Crimi, con un tocco di magia, chissà cos'è questa magia, diventa adulto, diventa una donna, no? E quindi è a due corpi, cioè quello della bambina che si trasforma in adulta e poi a un certo punto ritorna in adulto. Cioè quella cosa lì, quando arrivò in Italia, ci hanno aspettato 25 anni, quasi 20 anni, prima di tirar fuori le Twix, le Winx, scusate. Mi veniva in mente, ero fame, mi viene in mente la barretta di cioccolato. Però le Witch in realtà riprendono esattamente quello schema lì, cioè il corpo della bambina che da bambina si trasforma e diventa una fata. E poi con tutti i problemi che noi, che siamo una cultura che comunque deve modificare, deve, perché in realtà Crimi non aveva neanche un potere.
Climi diventava solo grande, basta. Poi si è trovata a trovare a cantare, si è messa a cantare. E noi ci abbiamo messo che diventano fate, che diventano quei superpoteri, e la terra, il sole, la luna, l'acqua, il cielo. Quello perché abbiamo una tara mentale in Italia. Però in realtà nel fumetto e prima nell'anime, Climi diventava adulta e basta. Non è vero. Baroncelli, non è vero. A parte che non c'entra niente con Rumiko Takahashi. Sto scherzando, però non è vero, aveva la magia Climi, poteva fare tutto quello che voleva in realtà, poteva trasformare cose intorno, poteva... poteva... Io non me lo ricordo, bisogno di supporto perché ha ragione Micol, ma proprio ampiamente non lo cioè, volevo poteva dire, fare però. Un sacco di cose, nel senso Climi fa le magie, può fare quello che gli pare, può fare quello che vuole siamo in tre. Le magie di solito le fanno Posi e Nega, però. No. Fanno comparire No, ci sono un sacco di episodi in Climi proprio, in cui lei semplicemente con la bacchetta fa qualcosa di specifico. C'è quello anche nella casa degli specchi, non so se te la ricordi. Potrebbe essere l'argomento del prossimo talk, esatto, secondo me. Ma perché si deve trasformare in una fata? Si trasforma in Climi, voglio dire. Cioè, ho capito, ma perché si deve trasformare in una fata? No, non è vero, non diventa adulta e basta, diventa un'altra ragazza, non è Yuda adulta. No, alla fine Toshio le dice: guarda, un giorno sarai come Climi perché è paraculo, Alessandro, però beh. Voglio dire, vabbè, da. Beh, comunque io per tirerei un attimo le somme di quello che abbiamo detto poco fa, perché ovviamente i protagonisti di questo talk siete voi e siete appunto delle voci che raccontano qualcosa anche agli editori che sono qui in giro, comunque ce ne sono, e mi viene da dire che la risposta, se risposta è, insomma, che come dicevamo prima, siete sicuramente alleati, cioè io questo sto vedendo, che tra di voi siete senz'altro alleati e che c'è un'emergenza di comunicare una pluralità che a volte, se non viene comunicata, è perché ci sono delle regole da scardinare, che sono delle regole che tutti dobbiamo andare a scardinare, cioè i lettori, la stampa parlando di determinate tematiche e gli autori, le autrici, i disegnatori e le disegnatrici andando proprio a battere il ferro per mettere al centro del discorso il fatto che le narrazioni, tanto del femminile quanto del maschile, devono mettere in evidenza tanto quanto la fragilità, tanto quanto la bellezza, la forza e la potenza che è insita. Non voglio fare una conclusione politicamente corretta, perché per carità non serve questo, però parlando con voi, se siete d'accordo, mi sembra che tirando le fila del discorso questo è uscito fuori. Peccato per la copertina di Conforme di Ilaria, che mette in copertina la ragazza magra, però ormai è in libreria. Ma noi attiriamo le persone così, magari, chi lo sa. Siamo tutti... Si potrebbe fare una variant, si può proporre. Che dalla Gerwig, dato che prima ho preso, vediamo che film fa adesso, così la faccio su quell'altro, se me la fanno fare. Va bene, io ringrazio ognuno di voi, ringrazio anche Giovanni Villani di Letture Metropolitane, che ha ripreso tutto il talk ed è qui dalla mattina alla sera a fare questo, e grazie a tutti e a tutti per averci ascoltato. Grazie. Con